Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Questo che vi ho appena fatto vedere è una messa in sicurezza, vediamo cosa ho combinato, una messa in sicurezza di un tombino, qua siamo in via Gaetano Barresi. Questo tombino è stato recintato con delle fettuccine, chiamate così vulgarmente, con quattro paletti di ferro e un segnale stradale di segnaletica che dice di andare sulla sinistra, di mantenere la sinistra. Si trova pressoché in un punto molto trafficato e soprattutto si trova così da diversi giorni. Oserei dire da un paio di settimane. Siamo alle solite, le classiche messe in sicurezza, un po' così, barbine, dopodiché passeranno mesi prima che qualcuno della mobilità e trasporti del Comune di Siracusa si sveglia e intenda provvedere. Una situazione molto simile era all'ingresso di Siracusa, dove c'è il lato nord, dove c'è la predella famosa di Darge, e là durò sì e no 3 giorni, perché effettivamente, dato che era pressoché sulla rotatoria, mentre qui siamo passati già 2 settimane, staremo a vedere quante ulteriori settimane passeranno. Siamo in periferia, per cui figuratevi, non gliene può fregare a nessuno. Va bene, iniziamo con una brutta notizia, la diretta mattutina. Oggi, cos'è, martedì 22 agosto 2023, bella giornata di sole. Ieri, dalla Protezione Civile regionale, ho ricevuto il quotidiano bollettino meteorologico e si evince che Siracusa e Ragusa saranno oggi due zone molto calde, quindi probabilmente con una temperatura che salirà drasticamente, con il rischio incendio diciamo in fascia rossa, quindi grave. Vabbè, continua le brutte notizie. Allora, di cos'altro chiacchierare? Durante la notte mi è arrivato un messaggio da un cittadino che mi chiede informazioni in merito al bonus regionale sullo sport. Mi chiede dove poter fare la domanda, mi chiede se eventualmente in negozio da me è possibile farla. Ora stamattina cercherò un attimino di capire qual è la modalità. Suppongo ci sia un apposito sito, un apposito link del sito della Regione Siciliana dove si possa fare. In passato è stato così. Da una rapida ricerca su Google ho trovato informazioni per quanto riguarda la città di Palermo e per quanto riguarda Messina. Ovviamente quando ho scritto Siracusa non c'è assolutamente nulla, perché ovviamente Siracusa le attenzioni rivolte verso i cittadini sono pressoché come sempre nulle. E vabbè. Non so però se la diretta sta andando, ma penso di sì, ma comunque al limite il bello della diretta è anche questo, a volte si parla da solo. Va bene, va bene, va bene. Cercherò di capire un attimino se le politiche sociali come si usa hanno attivato un qualche cosa, perché questo bonus è una di quelle cose davvero importanti le famiglie hanno bisogno. Ovviamente ci sarà una soglia di 6, se non ricordo male, sui 16.000 euro, dando una rapidissima lettura, e il bonus sarà attivabile dai 6 ai 16 anni, appunto sotto quelli 6. Cercherò di approfondire un po' meglio e via. Ok, allora andiamo a qualche buona notizia. Sicuramente quella di domenica. Avete già comprato il biglietto per il treno del Barocco? Si partirà appunto domenica mattina 27, trascorreremo la giornata insieme, magari poi a Ragusa, perché io voglio scendere a Ragusa. Nelle edizioni passate, un paio di anni fa, sono stato a Modica, sono stato a visitare il museo, ve lo consiglio, un'esperienza interessante da fare.
Vediamo di andare a Ragusa all'avventura, poi magari lì vediamo se troviamo un ristorantino e ci mangiamo una cosetta. Per poi rientrare la sera, il treno sarà intorno alle 17 e arriverà a Siracusa intorno alle 21. In realtà un'altra cosa di cui dovevi parlare è quella che ieri una signora mi è venuta a trovare in negozio in merito al restringimento che è dove c'è il monumento, come si chiama, dove c'è il santuario, dove c'è il mausoleo Polini, c'è praticamente nella rotatoria un cedimento stradale per cui la carreggiata che va dall'ospedale fino ad arrivare a questa rotatoria appunto è stata ristretta di metà. Ora, la particolarità di questa cosa sta nel fatto che la signora mi diceva che le ambulanze già faticano a passare. Probabilmente il problema sta nella situazione per cui ci sono tantissimi lavori, concatenamenti di lavori tra di loro e quindi la situazione diventa sempre più disparata. Tra l'altro a breve apriranno anche la scuola, quindi non oso immaginare. Speriamo che questi lavori siano abbastanza celeri e non si perdono mesi, come purtroppo siamo stati sempre abituati in questa città. Vabbè, sbando totale purtroppo, e via. Vabbè, delle attività prossime per quanto riguarda i piccoli tesori che stiamo cercando di recuperare, ve ne ho già parlato ieri, comunque trovate la diretta di ieri anche sul mio canale YouTube, vi invito a mettere mi piace e a seguirlo. Sono arrivato pressoché sul mio posto di lavoro, codice stazione di oggi 0824, si vincerà un integratore, domani vi dirò quale, messo a disposizione dal mio partner commerciale su Amazon, e appunto se esce il vostro codice, ieri una signora mi ha scritto su Piazza Siracusa, ma come si fa a vincere? È molto semplice, non costa nulla, basta seguire le dirette, comunque ripeterle e riportare tramite messaggistica WhatsApp al 347 10 97 484 il codice, cosicché il lunedì sera alle 20:15 quando facciamo l'estrazione, se esce il codice, vince appunto quel prodotto. Bene, io sono arrivato sul mio posto di lavoro. Una buona giornata a tutte e a tutti a Savorus. Ciao.